Corriamo verso Corinaldo, piccolo centro delle Marche, famoso per la sua architettura e per raccogliere le spoglie della beata Maria Goretti. Il richiamo che ci porta quassù è la ricerca dell'opera pittorica di Nori De Nobili, poetessa e pittrice, morta dopo anni di sofferenze nel 1968. La casa della memoria di Nori è un sottosuolo angusto e polveroso, dove i suoi quadri sono accatastati assieme ad una Madonna offesa dal tempo e dalla incuria degli uomini. In questo ripostiglio i suoi quadri si consumano. È destino che di Nori vengano segregate anche le opere. La vita lo fu spesso nelle cliniche, fra gli alienati. Le cliniche sono luoghi simbolici, un Golgota laico, una stanza di un sacrificio senza riscatto. Nori ha interpretato nei suoi quadri il malessere, il disagio, i sottosuoli della mente, senza farsi assorbire da gruppi o scuole, ma anche non capita, non voluta, spesso evitata. Strappando per un attimo all'oblio le opere di Nori, scopriamo una pittrice in opposizione, senza tregua, alla soffocante quotidianità. La paura della follia si allontana da Nori solo stando sulla tela. Thank you.
Zio, lasciassi la mia man scrivere il vero. Ciò che io penso tutta una tragedia, mi accadrebbe di avvelenar di nedia, o meglio ancor di pessimismo nero, tutta l'umanità che ancor gioisce. Non scrivo tristezze, sono troppo triste. Se io scrivessi le cose che ho già viste e che ho capite, il cuore che appassisce, tutte le piante cadrebbero senza vita, gli alberi dovrebbero singhiozzare, le persone si dovrebbero ammazzare, la terra sarebbe un caos senza più vita. Nella villa del parco, nota come 100 finestre al Brugnetto di Senigallia, trascorse estati felici. Il ricordo di quelle estati, come quelle passate a Viareggio, pose come surrogato al male di vivere, alla ricerca del tempo perduto della propria giovinezza. Quanti dolori, ma anche quante gioie si saranno rincorsi nelle stanze della villa 100 finestre, speranze e delusioni, qualcosa di cupo, di oscuratamente violento è presente dovunque Nori vada, è presente dietro quella facciata lapidaria che sembra offrire 100 vie di salvezza attraverso 100 finestre. Non scrivo mai cose tristi, sono avvezza a velare d'un vel pensieri inani e tristi. È troppo triste l'anima mia per trasmettere nel taccuino di fantasia tutta la mia tragicità d'artista. Aveva la disperazione nel sangue, il suicidio nel sangue. In una sua biografia si legge: in un momento di disperazione, a causa dei contrasti non superabili che erano nati dalla relazione con un critico, tenta il suicidio. Suicidio che gli è fortunatamente impedito dal fratello Alberto. I suoi occhi, anche nei ritratti giovanili, tradiscono angosce, traumi, tradimenti di chi ha guardato la vita oltre, sino all'inconoscibile, ed abbia scoperto la maledizione di cui tutti siamo vittime obbligate. Guardando a tratti queste tele, insorge il sospetto che Nori si sia ammalata per avere gustato in modo eccessivo i valori dello spirito e che la sua sia la divina follia di chi sa guardare la vita.
Non mi fare le carte, negromante. Sono stanca di domandare la sorte nella nottata di luna calante. Le ho già interrogate tante volte e alle domande mie non dan risposte. Non mi fare le carte, negromante. Sono paurosa d'ogni buona novella che poi tosto cangiarsi potria in una paurosa ricaduta nel nulla, a che i bastoni, le spade, i cavalli interrogare sul tappeto colore di giada. E si scopre poi una carta che a portare la mala sorte vien, una carta fra l'altre carte stesa. Dammi da bere un poco di inebriante cognac e lasciami l'attesa. Non mi fare le carte, negromante. Ama i clown, i pagliacci, i giocolieri, gli zingari. Ama la natura che gioca. Ama tutto ciò che è ombra. Ama tutto ciò che è sole. Ama le speranze fugaci che la portano lontano da ogni certezza. Se i giorni passano con la voce del dolore, Nori cerca di tacitarla con pretesti di vita, di colori e di immagini. Sempre il suo pennello e la sua tela esplorano questo cosmo malato di nulla. Paura, 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 sempre e soltanto paura, paura. E Nori cerca di esorcizzare curiosando nella tela. In alcune sue poesie serpeggia la sorpresa e Nori sembra aprirsi all'ammirazione. Ogni suo sforzo però si dissolve come un castello di sabbia al soffio del vento. Un complesso gioco di scambi fra vita vitale e follia mortale nutre incessantemente l'arte di Nori. Se per Leopardi la noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti, Nori a questo arabesco concettuale contrappone la linea segmentata, ma soprattutto retta, tra la vita e la follia. Nasce di qui il suo infinito. L'oscuro oggetto del desiderio di Nori è la dissoluzione. Con il suo gusto, a volte beffardo, la vita le fa trovare la rassegnata quiete proprio là, dentro il manicomio. Cupa tristezza dentro il manicomio, inerte vaneggiare in una cella oscura, tetra, tra odor di cloroformio e di etere e il vano miraggio di una stella. Crollar continuo di tutte le pareti delle illusioni della fantasia.
Thomas Mann non diceva forse che il mondo è già perduto? Nori cancella questo forse. Nori è l'artista della tavola rasa. Da qualche angolo del nulla Nori de Nobili ci esorta con amabile perfidia a sperare. C'è del metodo nella follia e nell'arte di Nori. Thank you.